Click, ben ritrovati miei cari avventori dell'Usona Bar Calcio. Mani sul volante, se vedete le mani alzate in questa maniera, ragazzi, voi non lo vedete, ma sono con le mani attaccato al volante. Il volante, ragazzi, qua, lo vedete qua? Se io faccio così, le mani sono sul volante. Quindi, a scanso di equivoci, non sono fermato dalla pattuglia della polizia, per cui dico, mi sto arrendendo perché... No, no, ho le mani sul volante, quindi... Detto questo, ovviamente voglio continuare l'excursus. Ah, questa adesso è qua, mi sono grattato, attenzione, perché l'altra era sul volante, adesso l'altra è sul volante, quindi attenzione. Vabbè. Continuiamo il nostro excursus bolognifero, si può dire bolognifero? Il nostro excursus BFCistico, no, iniziato ieri sera perché... mi sono dato degli auto assist di approfondimento per un video di oggi riguardo appunto a quelle che potrebbero essere da qui a giugno-luglio le decisioni della nostra società riguardo agli investimenti del prossimissimo futuro. Uno dei temi, ad esempio, che più mi hanno scaldato ieri ascoltandomi, e già mentre lo dicevo, mi stava scaldando ulteriormente, avrei voluto io stesso approfondire, e ad esempio valutare quando possa essere opportuno la cessione di eventuali giocatori all'interno della rosa, non tanto nei riguardi di chi è di proprietà del Bologna al 100% e senza nessuna clausola annessa e connessa, facciamo un nome su tutti, Luis Ferguson, quanto più nei confronti di quei giocatori su cui balla praticamente la spada di Damocle della cessione futura, sicura, quasi costretta. E di chi parlo? Di Zirkzee e di Fabian soprattutto, perché sul primo sappiamo tutti esserci, ai noi, una clausola non neanche, come posso dire, eliminabile nel tempo, perché è una clausola perpetua a favore del Bayern di Monaco, che qualora la società bavarese voglia può venire con una somma di 40 milioni a riscattarsi il giocatore, e con l'assenso ovviamente del consenso del giocatore questi può tornare in Baviera. E l'altra è di Fabian, dove addirittura l'Inter nel giugno 2025 può riportarlo alla casa madre spendendo la modica cifra di soli 12 milioni di euro. Ora, voi adesso seguite un attimo il ragionamento. Io sono il primo a dire, e questa è la premessa, che il Bologna per fare il salto di qualità deve, risottolineo, deve mantenere l'asset tecnico possibilmente ai massimi livelli, e questo vuol dire ovviamente trattenere i migliori. Per trattenere i migliori, lo ribadisco ulteriormente, vuol dire trattenere Zirkzee, trattenere Fabian, trattenere Ferguson, trattenere Calafiori e tutti quelli che si considerano essere i migliori. Però poi bisogna anche essere realistici, essere, si dice, avanguardistici, ok? E avere un attimino, guardare oltre il dito, ed bisogna fare i conti con quelle che sono le postille contrattuali che i dirigenti stessi hanno al momento dell'acquisto posto in essere sui cartellini di taluni giocatori poc'anzi menzionati. Ora, quindi, per evitare di trovarsi magari l'anno prossimo, a giugno 2025, con, magari, faccio delle ipotesi campate per l'aria, Zirkzee che rimane quest'anno, andiamo in Champions, fa una stagione di Champions pazzesca che magari ci fa superare anche il primo turno, ci arriva agli scontri diretti, abbiamo battuto il Real Madrid 3-1 con tripletta di Zirkzee, abbiamo nuovamente raggiunto le coppe, si spera ancora quelle massime in campionato, è ovvio che probabilmente Zirkzee possa addirittura valere 100 milioni di euro. E però noi abbiamo la spada di Damocle del Bayern di Monaco, che a quel punto lì arriverebbe certamente, farebbe di ogni per convincere il giocatore. Poi certo c'è tutta quella
plausibile argomentazione che noi stessi abbiamo addotto su questo canale riguardo al gentleman agreement che ci potrebbe essere tra lo stesso giocatore, l'Entourage e il Bologna, per cui si dice: noi ti abbiamo coccolato, allevato, fatto diventare il giocatore della Madonna che tu sei ora, è vero c'è il Bayern di Monaco che ti potrebbe far ritornare alla base e sicuramente te avresti piacere, ma è altrettanto vero che insieme al Bayern di Monaco c'è il Barcellona, c'è il Real Madrid, insomma c'è il Liverpool, c'è l'Arsenal, Manchester City, ci sono delle squadre che vengono ad offrire al Bologna 100 milioni di euro. Perché tu dovresti farci uno sgarbo quando per te potrebbe essere comunque una caduta in piedi andare in talune squadre e farci arricchire anche noi allo stesso contempo? E allora ecco che il gentleman agreement potrebbe effettivamente esistere, però insomma non è che noi si possa, secondo me, ragionare su quelli che sono le eventualità che possano essere a nostro favore. Noi dobbiamo ragionare sapendo che il mondo del calcio è spietato e crudele e essere pronti ad ogni evenienza. Basti pensare, adesso per fare un esempio perché mi è venuto questo, quello che è successo qualche anno fa a Milano, sponda rossonera, con il caso Gigio Donnarumma, per cui il Milan si è visto andare a fine contratto un giocatore dai 100 milioni, poi sappiamo insomma la piega che ha preso, alla fine ci hanno guadagnato tutti, però insomma ok, ci siamo capiti. E l'altro è Fabian, e Fabian forse addirittura peggio la situazione, perché giocatore, facciamo questa ipotesi: il Bologna sa che se trattiene Ferguson il prossimo anno, oddio, anche qua andiamo sempre per immaginazione, però il prossimo anno, a giugno 2025, anche lui, a fronte di una nuova stagione magari ai massimi livelli, potrebbe voler chiedere, come sta chiedendo quest'anno Coop Miners nell'Atalanta, la volontà di andarsi a giocare le proprie possibilità in altri palcoscenici. E poi che cosa si avrebbe? Si avrebbe che il suo, in teoria, vice, che è Giovanni Fabian, tornerà quasi sicuramente, io dico all'Inter, perché l'Inter non se lo farà sfuggire un prospetto, se si conferma su questi livelli di quest'anno, a soli 12 milioni. E quindi noi rischiamo di rimanere senza la casella del sottopunta, perché sia Ferguson sia Fabian potrebbero essere ceduti. D'altro canto, ipotesi, perché la premessa è: io terrei tutti, ipotesi. Il Bologna quest'estate riceve un'offerta da 40-50 milioni dalla Premier League per Ferguson e l'accetta. E noi andiamo a prenderci, magari con quei soldi lì, Jordan James dal Birmingham, ma è un giocatore di 19-20 anni, e ci abbiamo in rampa di lancio, che conosce già l'ambiente di Bologna, tutto quant'altro sappiamo, Giovanni Fabiano. È indubbio che sicuramente ci sarebbe, come ovvio che sia, una staffetta, no, mentale tra Jordan James e un eventuale Giovanni Fabiano, ma è altrettanto indubbio che Jordan James, si spera, si impari dagli errori. Poi insomma non li voglio chiamare errori, perché il Bologna ovviamente 2 anni fa era in una situazione diversa da quella che potrebbe esservi in quest'estate, ma sicuramente eviterà di porre nei contratti postille tipo, dico io, diritto di recompra, oppure possibilità futura in caso di cessione di 40-50% a favore della squadra acquirente. E insomma quelle cose lì, secondo me, laddove possibile, si eviteranno il più possibilmente, ok? Però anche lì noi rischiamo, vendiamo Ferguson dunque a questa cifra, rivalorizziamo ulteriormente Fabian, ma poi la domanda è, e te la chiedo a te, a chi pro? Quando anche rivalorizzando Fabian si sa che l'Inter poi lo può andare a prelevare a 12 milioni di euro. Anche qua uno può dire, ma Fabian deve accettare l'Inter, non è detto che lo farà, perché ci sarà sempre quella sorta di gentleman agreement. Ho i miei dubbi. Allora, se su Zirkzee sono più possibilista, su Fabian ho i miei dubbi, anche perché l'uscita di Marotta a poche ore dalla partita, che ci ricordiamo, di Bologna-Inter, che disse che praticamente la dava per fatta perché parlava di Giovanni Fabian quasi come se fosse ora stesso un giocatore dell'Inter, fa capire la volontà dell'Inter di riportare a tutti i costi Giovanni Fabian. E l'Inter, conoscendo le sue trame di trattative e convincimento che fa
ampie possibilità di far ritornare alla casa madre Fabiano. E io dico, allora, che pro puoi in fin dei conti puntare su un giocatore che poi sai non ti darà più di tanto? Ed è anche per questo che il Bologna, Yashari, Jordan James, si sta guardando ampiamente in quelle zone di campo, perché non esclude niente. Poi certo, è ancora tutto in divenire, il Bologna deve capire quale possa essere la strada migliore, eventualmente si dovesse prendere la coppa dalle grandi orecchie, perché eventualmente dovesse arrivare quello. Io dico, spero, credo, si manterrà quasi l'asset tecnico attuale e si cercherà di, secondo me, metterci mano nei giocatori più forti il meno possibile. Ecco che allora il sacrificato, ovviamente sacrificato tra virgolette, potrebbe essere Carson. Dico io, potrebbe essere Posch magari l'ulteriore sacrificato, se ne si deve trovare qualcuno. Un giocatore che, voglio rammentare, ci si è accostato per il diritto di riscatto, mi sembra 5 milioni, e che magari una cessione in quest'estate ce ne possa portare una ventina insieme a Carson, per cui sicuramente giovane, lo si può piazzare comunque in Europa, magari non facendosi una plusvalenza, ma andandolo comunque a rivendere più o meno la stessa cifra a cui l'abbiamo comprato, e magari anche una piccola plusvalenza ci scappa, non so, lo vendi a 12-15 milioni, dico io, in Premier League, in quelle società, alla Southampton, alla Fulham, in qualche parte lo puoi accasare a queste cifre, là per loro sono bruscolini. Sicuramente squadre interessate ne trovi per un giocatore che prima di quest'anno aveva fatto vedere cose sontuose in Olanda e in Europa con la stessa società, appunto, della Z Alkmaar. E quindi, insomma, i sacrificati potrebbero essere quelli, a fronte di una svagonata di soldi che ti vedrebbero arrivare, appunto, per l'accesso alle grandi coppe. Poi l'ulteriore investimento nel settore giovanile, l'ulteriore crescita che si avrebbe se Dio vuole si dovesse avanzare questo cazzo di stadio, che deve essere ancora devono ancora iniziare le procedure per la ristrutturazione del Dall'Ara. Insomma, sono tutti asset che poi nel tempo, se vengono fatti, portano quattrini dentro le casse del Bologna, e non pochi. Quindi, insomma, il Bologna da un paio d'anni a questa parte si sta giostrando, secondo me, nel migliore dei modi. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, e io mi auguro, quindi sono fiducioso, che continuerà dunque a battere questa strada, e a giugno e a maggio, giugno dunque, saprà prendere le decisioni migliori, io mi auguro, per continuare a rilanciare, a fare un re-raise, come si dice, no, in ambito pokeristico, e non certamente per distruggere il giocattolo. Perché la sensazione, ditemi voi qua, box commenti a vostra disposizione, e che è saputo, ci abbia preso gusto, abbia capito finalmente di aver azzeccato dirigenza, e abbia azzeccato Sartori, per Sartori intendo dunque dirigenza, perché il solo Sartori, ricordiamo che ha portato comunque una svagonata di suoi uomini di fiducia in ogni asset, e ovviamente a cascata ha fatto migliorare tutti, dal divaio, dalla divaia alla Claudia, quindi assolutamente sono tutti migliorati, e voglia sicuramente saputo trattenere chi, la guida tecnica, farà carte false per trattenere Thiago Motta. Da qui a dire che Thiago Motta al 100% anche con la Champions League rimarrà, io sono sincero, il pene sotto la ghigliottina non lo metto. Tu non lo puoi mettere, però io non lo metto, perché il calcio è imponderabile, sapete, può succedere veramente di tutto, e io non me la sento. Però, insomma, aumentano in maniera esponenziale le possibilità di una permanenza, questo è fuori di dubbio, e quindi faremo di tutto per cercare di migliorare questo Bologna, però tenendo presente, qui chiudo, quello che abbiamo detto in questo video: cose meglio da fare per il Bologna sotto anche i punti di vista di massima resa, senza aspettare magari l'anno dopo che ci si potrebbe essere la beffa. E quindi il punto focale è: bisogna ragionare su quei giocatori che hanno delle postille contrattuali non fantastiche. E qui chiudo dicendo, occhio che anche Calafiori dovrebbe avere quasi sicuramente una percentuale di rivendita del 40% a favore del Basilea, squadra a cui l'abbiamo acquistato, e quindi anche qua abbiamo praticamente la metà
dei soldi che ci vedrebbero entrare in cassa di quelli invece che ci sarebbero entrati in assenza di qualsiasi postino. Qui chiudo, fatemi sapere la vostra, ovviamente iscrizione al canale, condivisione, mi piacino, neanche a dirlo, pollice, pollice sempre alto, manco a dirlo, campanaccio pastorale sempre attivo, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.